Ciao a tutte, scusate la faccia orribile. Oggi è venerdì, mi sembra, se non sbaglio, è il 10 di novembre più o meno. E voglio provare a registrare un piccolo vlog perché appunto sono passati una decina di giorni dall'ultima volta che ho registrato qualcosa e voglio comunque ricominciare. Madonna, ieri sera mi sono struccata, ma malissimo. Vabbè, lasciamo perdere. Niente, allora dove iniziare? Volevo fare una piccola premessa. Nell'ultimo vlog che io avevo fatto, mi sembra del 31 di ottobre, avevo avuto un piccolo sfogo. Insomma, vi ho detto che le cose non andavano bene. Insomma, adesso sembra che stia andando, però non voglio parlare troppo presto. Insomma, mi sto cercando di farmi forza da sola, tanto in un modo o nell'altro le cose devono andare avanti, nel bene o nel male il tempo passa, cioè non è che il tempo sta fermo per me. Però volevo mandare un grossissimo bacio sia a Chiara che a Lara, perché io mi sono sentita un paio di volte con loro, gli ho spiegato un pochino, non sono scesa nei dettagli, infatti tra un po' quello che gli ho detto io, un po' quello che hanno capito loro. Insomma, mi sono state vicine. Infatti, io vi mando un grossissimo bacio, tesore. Vi ringrazio. Qua ci abbiamo Bella. È mamma, è mamma. Piccola interruzione: è stata mia mamma che stava andando via, che deve andare dalla parrucchiera stamattina. E poi di pomeriggio, anzi, devo portarci anche Diana. Magari se riesco, vi porto con me. Comunque, tornando al discorso di prima, volevo ringraziare veramente questi due tesori che mi sono stati veramente vicino, anche comunque con solo una frase, per me conta tanto, anche perché io non ho grandi amicizie, non ho grandi amiche, insomma, va bene così. Vi dico tutto ciò perché uno dice: vabbè, dici che sei giù, dici che c'hai casini e continui a fare video come se niente fosse. Allora, oppure anche in quell'ultimo vlog che ho fatto, voi vedevate che magari c'era un momento che ero allegra come se niente fosse, il momento dopo ero triste. Non è che sono pazza, vabbè, tanto posto non lo sono, lo ammetto, però non sono pazza. È semplicemente che io continuo comunque, cerco di continuare a registrare prima di tutto perché questo il mio canale, perché questo è il mio hobby, è il mio sfogo, è un modo per avere comunque compagnia. Voi mi fate tanta compagnia, non so io a voi, ma voi mi fate tanta compagnia. Ed è una cosa comunque che non voglio a cui non voglio rinunciare. Perciò, anche se mi vedete triste così, registro lo stesso perché comunque non è un modo, non so se riesco a farmi capire, è un modo per. È un modo tangibile per me per capire che comunque ho ancora il controllo sulla mia vita, nel senso che io facevo prima che succedessero tutti questi casini, questo momento brutto, prima che arrivasse, io facevo questo e voglio continuarlo a farlo nonostante questo periodaccio che spero che passi. Non vedo l'ora che finisca quest'anno perché veramente il 2017 è stata una cosa disastrosa. Nonostante io quest'anno abbia avuto una figlia, tolto quello, tolto Ginevra, è stato un anno da schifo. Comunque sono saltato da un discorso all'altro. Niente, io continuo a registrare perché comunque mi va. Da un lato mi ero detta no, non registro perché comunque ci sono momenti in cui sono triste, ci sono momenti in cui proprio non ne ho voglia, appunto perché sono molto lunatica, nel senso se ho qualcosa che non va, lo trasmetto, sono molto emotiva e quindi non mi va di rattristarvi. Scusate se sto dondolando, ma ormai con Ginevra che la devo sempre dondolare, sto dondolando anche quando non ce l'ho in braccio perché giù, Ginevra è giù che dorme. Niente, non mi andava di rattristarvi. Poi magari in un video, ma adesso mi vedete magari più triste e poi dopo più allegra. Perché? Perché comunque magari c'è gente, nel senso magari c'è Diana, magari c'è Marco e sto cercando e soprattutto per mia figlia, sinceramente, sto cercando di sembrare la mamma di sempre, di non farmi vedere giù, di non farmi vedere che piango, perché è successo che la bimba mi vedesse piangere, nonostante avesse 2 anni, non ha capito perché io piangevo, ma ha capito che stavo male, infatti mi stava stretta stretta, veniva lì, mi abbracciava, mi dava i baci, nonostante la bimba non capisse niente.
E io niente, la rassicuravo, dicevo no, dai che mamma adesso sta bene, va tutto bene, però è stato un momento molto duro che mi sono ripromessa a me stessa, che mia figlia non mi dovrà mai più vedere così. Questa è una promessa che ho fatto a me stessa. Qualsiasi cosa accada, mia figlia non mi dovrà più vedere giù. Infatti è per questo che magari adesso sono molto seria, poi magari dopo che andrò a prenderla all'asilo, se no sarò bella, allegra e pimpante. Lo faccio soprattutto per lei e sinceramente è anche un modo per me per tirarmi su, perché sennò veramente non saprei come andare avanti se non ci fosse lei. E per quanto riguarda anche Marco, anche con lui cerco di comunque non mostrarmi giù, nel senso che abbiamo avuto i nostri momenti, che quello lasciamo perdere. Però comunque magari quando registro, o anche quando non registro, quando proprio siamo tutti insieme, cerco di essere positiva, cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, e sto cercando di andare avanti, sto cercando di raccogliere tutti i pezzi purtroppo nella vita capitano. Non sono cose gravissime, nel senso che non è morto nessuno, nessuno ha qualche malattia grave. Non pensate questo, però purtroppo nella vita, soprattutto se sei una persona sensibile come lo sono io, ogni cosa pesa, pesa anche più del dovuto e quindi sto cercando di farmi coraggio e andare avanti qua, sto già parlando da un sacco di tempo. Non vi volevo rattristare, comunque volevo dire solo questa cosa qua, se mi vedete un po' magari adesso triste, in lacrime così e 2 minuti dopo sorridente e allegra, dovete capire questo, perché magari adesso io sono da sola con la telecamera con voi, quindi mi permetto di mi metto a nudo di fronte a voi, vi faccio vedere comunque un altro lato di me e quando sono con gli altri, comunque soprattutto con la bimba, ripeto, cerco di dare solo la parte allegra perché è giusto così. Vi prego, non scambiatemi per pazza e non pensate magari che sono falsa, nel senso perché uno può pensare anche questo, dice ma adesso sei così, adesso sei cos'ha, la vera Lina qual è? La vera Lina è questa, la vera Lina è quella che vedrete tra un paio di minuti con le bimbe, perché purtroppo, cioè purtroppo e per fortuna siamo esseri umani che abbiamo un sacco di sfaccettature, un sacco di emozioni, un sacco di cose siamo. E quindi questa sono io, sono la Lina triste, sono la Lina arrabbiata, sono la Lina in lacrime, sono la Lina felice, spensierata, allegra, tutto quello che volete. E niente, ancora una volta veramente volevo ringraziare le ragazze, comunque volevo ringraziare anche voi iscritti che comunque mi lasciate sempre i commenti sotto, mi fate sempre gli auguri, comunque siete di grande sostegno, sinceramente, soprattutto per me vi ripeto che non ho grandi, grandi amicizie, grandi amiche, e, ad esempio appunto che sto passando questo brutto momento, l'unica persona con cui mi sono un po' sfogata è stata mia cognata Chiara e Lara, punto, ve lo giuro. Con altre persone non ho parlato perché comunque non ho questa confidenza, non ho questa fiducia, perché per me ci deve essere comunque fiducia, nonostante le ragazze siano lontane da me. Vabbè che Chiara abita a 4 km di distanza, però non ci siamo ancora mai viste. Magari un giorno Chiara, se stai guardando questo video, magari un giorno riusciremo a prenderci un caffè, visto che abitiamo praticamente come se fossimo vicini di casa tra un po', e noi però non siamo ancora riusciti a vederci, eh. Figuriamoci con Lara che abita a Roma, non vedi. Forse magari riuscirò a vedere prima Lara a Roma che Chiara qua nel paesino di fianco, però vabbè, si vedrà. E adesso guardate, io devo fare il letto, devo cambiare sinceramente le lenzuola. Qua è ancora tutto un po' un macello, qua sono brutti fili, che però non ho come mascherarli, va bene così. E niente, ci aggiorniamo dopo. Allora, io ho finito di fare i letti. Sì, tutto un po' mosso. Ma vabbè, si vede mosso, ma veramente l'effetto della luce. Poi vabbè, lì dove c'è la culletta della. Ciao, papà. Così si lavora. Certo, guarda, ho cambiato i letti. Com'è? Com'è andata? Hai risolto la posta? No, devo. E che ci sono andato qua? Sti occhi. Dove vai con la testa? Per la pappa? Siamo la pappa? Proprio mamma deve venire a fare il letto a tua sorella.
Siamo a letto. Non sono spesi per aria. Ah, stanno costruendo un ponte. Poi dei ciammi miei. Ci stiamo arrabbiando? Ci stiamo arrabbiando? Allora, sono scesa giù, aspettate un attimo la panna. È già mezzogiorno e 20, 25. La principessina è qua, senza fare casino. Mia mamma è tornata dalla parrucchiera, ma anche suo si è addormentato. Adesso ho messo sull'acqua per fare un po' di pasta. Volevo fare la pasta un pochino con un tipo i formaggi, magari ci metto anche due funghetti. Adesso vediamo. E poi di secondo, sinceramente, ci sono delle coscette di pollo avanzate. E... ma cosa cavolo c'è? Pancetta mi serve. Ci sono delle coscette di pollo e delle tacole di secondo avanzate, quindi ci aggiustiamo. Poi c'è il salame, c'è i formaggi, ci aggiustiamo, insomma. Ho ritirato anche l'asciugatrice. Sopra ho fatto il letto, ma non ho finito di fare quello di Diana, che in teoria è di Ginevra. Mi volevo scusare prima se Marco vi è sembrato sfuggente, che si è ritratto, ma non, che non voleva farsi vedere. È semplicemente che non ha fatto la barba. E allora non dice che è brutto e non vuole farsi vedere. Sì, io volevo farla la pasta con i funghetti, peccato che non ci siano i funghetti. Ma li cerco meglio, eh. Allora, qua ho rosolato un pochino di pancetta di questa qua a cubetti affumicata con un po' di olio d'oliva. Poi adesso ci va, accendo di nuovo il fuoco, ci vado ad aggiungere sopra un po' di gorgonzola, un po' di brie a cui ho tolto la parte bianca perché a me non piace, e un pezzettino di stracchino perché è quello che avevo in frigo che mi era rimasto, quindi aggiungerò questo. Ma io di solito al posto dello stracchino ci aggiungo un po' di fontal, ma non ce l'avevo, quindi va bene questo. Questi sono altri formaggi, ma non ho voluto aggiungere altro. Una volta che si saranno sciolti i formaggi aggiungerò della panna da cucina e un po' di pepe. Il sale non lo metto perché la pancetta affumicata è già salata, poi comunque metterò il sale dentro l'acqua della pasta. Qua non fateci caso che è tutto sporco, ma prima cucino e poi pulisco, perché fare l'incontrario non ha senso. Queste sono le coscette avanzate di ieri che vi dicevo. E poi vi volevo far vedere qua queste tre roselline che poverine già si stanno sfasciando, che mio marito gentilmente ieri mi ha portato, ma col caldo si stanno squagliando, eh? E qua c'è la puzzola. E ora, dopo che vi ho fatto vedere i fiori, mi direte: ecco, e poi dici che tuo marito non ti ama. Sì, da una vita che non me le regalava. Anzi, queste qua, c'è un ragazzo che è indiano, che noi conosciamo da anni, ma veramente da anni, che viene sempre lì al circolo, anche quando fanno le serate, a lasciare le rose, e gliele lascia sempre anche per me e Marco. Ma voi non sapete, quando io vado al bar lì ne trovo sempre un sacco, perché lui poi si dimentica, non me le porta, le lascia lì, o sul tavolo, sul pancone, dappertutto, tranne che a casa. E quindi non vi pensate che sia andato in giro a cercare i fiori, cioè sono i fiori che sono venuti da lui, letteralmente. Vabbè che lui poi li ha pagati, però sono i fiori che vengono da mio marito, non è mio marito che va dai fiori, precisiamo. Allora, qua abbiamo una piccola furbetta che si è messa a piangere a squarciagola, che sembrava che mamma mia quanta fame, e invece niente. Lei vuole solo stare in braccio alla mamma, eh? 40 giorni di bambina e già capito tutta questa. Uè, furbetta. Sembra enorme, ragazzi, tenendo così il telefono vicino, ma... beh, già adesso pesa 3,4 kg domenica scorsa. Ormai siamo già a giovedì. Secondo me abbiamo già superato i 3,5 kg. Adesso le tutine da un mese ci stanno giuste. Ti devo, prima scappata che faccio da Chiabi, devo comprare bavaglini, delle tutine per lei. Un paio ce ne ho, due o tre ce le ho, misura 3 mesi. E, compro un paio di tutine, devo comprare le canottiere per tua sorella, quella pestifera. Cosa vuoi? Te l'ho data prima la tetta, non l'hai voluta, adesso la stai cercando? Ma mi prendi in giro?
Oh, ragazze, facciamo un sondaggio, dai. Adesso che la vedete bene in primo piano. Le pustoline, ragazzi, sono uno sfogo ormonale. Mi sembra che l'avevo già detto. Ho una cremina che gli do, ma più di quello non ci posso fare niente. Però adesso siate sincere, con chi assomiglia? Ditemelo, con chi assomiglia? Chi assomigli? La mamma, papà o tua sorella? Che vorrebbe dire che somiglia a papà, allora, se somigli tutta tua sorella. Dai ragazzi, scrivetemi qua sotto, secondo voi Ginevra a chi assomiglia? Ci arrabbiamo? Oh mamma, ci arrabbiamo! Dai che adesso ti do ancora un po' di pappa, dai. Se la vuoi però stavolta, non mi prendere in giro. Che così hai fatto anche prima. Che disperazione! Allora, papà è finita, Ginevra è sotto che sta dormendo, per questo ne approfitto e corro su a finire di fare il lettino delle bimbe, perché alla fine il lettino è di Ginevra, ma ci dorme Diana. E intanto Marco è andato a prendere Diana all'asilo. Qua c'è la TV che abbiamo lasciato accesa. E niente, qua vedete dietro ho iniziato a sistemare, vabbè, tutto sto casino devo portarlo sotto, però ho iniziato un pochino a sistemarvi e molto presto arriverà il benedetto video haul della video haul, no, room tour, che cavolo sto dicendo? Insomma, vi farò vedere insomma come ho sistemato qua la camera. E poi più avanti farò anche quelle delle bimbe, perché quelle delle bimbe devo ancora modificare delle cose e quindi ci vorrà ancora un pochino. Però intanto, se riesco a darci una bella sistemata a questa stanza, riesco a farvi almeno un room tour della nostra camera da letto. Niente, adesso mi spiccio, preparo il lettino, perché anche perché adesso che arriva Diana sarà stanca morta, vorrà dormire. Evviva la nonna! E che cos'è, amore, quello? È l'elefante, quello dell'era glaciale. Sì, vedete, ci avete il ciuffetto uguale. Ma mi racconti, cosa hai fatto oggi all'asilo? Papà, in cuscino, hai visto che mamma ha cambiato le lenzuola? Mamma ha messo le lenzuola pulite, amore. Sono 10.000 colori in questo letto, però non importa. Attenta. Dai, mi racconti cosa hai fatto all'asilo? Hai giocato con Federico? Hai giocato con Federico? No? Ma hai fatto i disegni oggi? Hai fatto i disegni a scuola? Sei stanco di fare la nanna? Non ci parli con noi oggi? Niente. La pappa l'hai fatta? Hai mangiato? Hai fatto la pappa di Anna? Sì, hai fatto la pappa, bravissima. Hai mangiato la pasta? Non ci rispondi? Hai fatto la pappa, amore? Hai mangiato la pasta? Nanna? Cosa? Non parli con me, quella timida. No? Dai, adesso facciamo la nanna, to. Copriti con la coperta. Buonanotte. E ci vediamo dopo. Che brava, magari fosse così semplice che ti addormentassi così subito. Speriamo che tu sia tanto stanca che ti addormenti in fretta, va? Buonanotte, buon riposino. Piano, mamma, che gli fai male? Brava, leggigli la favola, gli leggi la favolina a tua sorella? Leggigliela tu, che lei non è capace, amore. Piano, non buttargliela in faccia. Che fa tua sorella? Sta leggendo? Sì, stai leggendo? Vuol dire? Sì, va bene. Tu solo la parla nella sua lingua. E tu cosa fai qua, panzona? Senti che ti brontola la pancia. E fa la cacchina. Oh, è uscito il latte, amore. Piano. Mannaggia, questa cosa che rigurgiti sempre. Mannaggia. E tu che fai? Terrorista. No, saltare sul letto che o cadi giù dal letto o cadi addosso a tua sorella. E in tutti e due i casi te le do. Ecco,
Ti mette mamma il cartone alla TV? Piano, schiacci tua sorella. Vuoi vedere Peppa? Vuoi vedere Peppa? Non devi farli male, fagli cara a cara. Brava, mettiti vicino a lei e gli fai cara a cara. Ecco qua. Che belle le mie bimbe. Ma siete bellissime. Ciao, amori miei. Mettiti lì vicino, amore. Mettiti di nuovo con la testa giù che mamma ti fa una foto. Ma che bei capelli che abbiamo. Finalmente siamo andati in aggiustata. Fatti vedere a mamma. Ma sei bellissima. Facciamo una foto e gliela mandiamo a nonno. Sì. Appetito, amore mio. È l'ora della pappa? No? Bravissima, piano, me lo che ti rovesci tutto addosso. Ma no, 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 se non lo vuoi più lo lasci lì, eh. Non devi spargerlo in giro. È che adesso mamma ti fa la polenta. Mangi la polenta? No. No? Allora finisci la minestra. No. E che cosa vuoi? Vuoi il wurstelino? Un formaggino? No. Un calcio nel sedere? Un calcio nel sedere? Eh? Sì? Ah, allora prepara il sederino che adesso mamma te lo dà, è un bel calcio.